La passione per la cura dei malati è così forte per un medico in pensione di Caserta da spingerlo ad 87 anni a rispolverare il camice per dare una mano contro la pandemia. Una storia che ci racconta Luigi Ferraiuolo. 87 anni suonati, ma ancora in perfetta forma. All'inizio non voleva riceverci perché aveva una visita fissata nello studio. Prima i pazienti e poi tutto il resto. Ragiona così il dottor Pietro Casella, medico di base di Caserta e medico di fiducia dei Salesiani dell'Ispettoria di Napoli, che nonostante il Covid continua a curare i suoi pazienti, sia da lontano che in presenza, tanto da essersi ammalato anche lui, ma da qualche giorno è tornato negativo. Non ho avuto mai paura e mi sono sempre, già gennaio, ho usato sempre camici, mascherine, guanti, tutte le precauzioni possibili e immaginabili, però io siccome non mi sono risparmiato, quindi ho visitato ragazzi di tutti i tipi, anche ai Salesiani, ci sono i ragazzi delle scuole, quando c'è un'emergenza io sono là, io li visito, però sempre con l'uso dell'accortezza, nonostante questo. Essendo subito la malattia, l'ho preso prima io e poi l'ho trasmessa a mia moglie. Non ha mai avuto paura e appena guarito ha ricominciato subito le visite. Adesso i medici di base sono più responsabili e quindi hanno cominciato, specialmente noi del Meridione, abbiamo cominciato già da subito a dare terapia. In un periodo in cui i giovani medici sembrano scappare dai malati di Covid, il dottore, come lo chiamano i suoi pazienti, può essere un esempio. Anche perché spesso dimentica di farsi pagare e allunga i medicinali a chi ne ha bisogno. E io cerco anche nel fare il medico, come medico cattolico di cui sono iscritto da quando sono laureato, di star vicino ai pazienti. Quindi io non mi propongo di guarire, ma mi propongo di star vicino.